Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning. Oggi porterò una nuova serie di video basati sul wrapping, ovvero l'applicazione di una pellicola in vinile su qualsiasi superficie vogliate, anche su una sedia potete farlo. Comincerò subito andando a wrappare la mascherina nera dello stereo, ovviamente aftermarket, e quindi non la mascherina quella satinata intorno. E quindi ho comprato questa pellicola Carbon Look effetto 3D. Ebbene, detto ciò, cominciamo subito andando a vedere come funziona, perché per me è la prima volta. E mi sono tagliato un pezzo di pellicola perché era inutile srotolare tutto il rotolo, più o meno che riesca a contenere la nostra mascherina. E ovviamente ci serve un phon, cioè un phon, teoricamente la pistola termica, però io non ce l'ho, me la devo comprare quando avrò i soldi. E quindi procedo con quelle. Non serve così tanto calore per frappare una semplice mascherina che ha la superficie tutta piana. Quindi, da cosa cominciamo? Io direi di levare l'adesivo. Ok, e andiamo a tagliare la parte centrale della pellicola, lasciando sempre circa 5 mm di pellicola tra il bordo interno della mascherina e la pellicola, così poi possiamo ripiegarla all'interno. Ovviamente non fate un taglio troppo preciso perché comunque sia poi va ripiegata all'interno e quindi non si vedrà se avete fatto un taglio preciso o impreciso, quindi non c'è bisogno di fare un lavoro troppo corretto. Dopo aver tolto la parte centrale, tagliamo la pellicola agli angoli, così quando la andiamo a ripiegare, stiamo più comodi. Dopo fatto ciò, tagliamo la parte esterna lasciando circa 1 cm di pellicola. Scaldiamo la superficie così che la pellicola possa essere più modellabile. E andiamo insomma a finire il lavoro. Ovviamente, se trovate bolle d'aria, alzate la pellicola e rimettetela. Scaldate sempre la superficie e le bolle d'aria comunque si spariscono. Le trascinate verso l'esterno e così vanno via. Non è un lavoro complicato, dato che la superficie di questa mascherina è piana, quindi è abbastanza facile. Ok ragazzi, il lavoro è finito. Direi che è venuto abbastanza bene. E andiamo a montarla così vediamo il risultato finale. Ok, come potete vedere il lavoro è finito.
È venuto veramente bene. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. La serie con il wrap, con il wrap, con la remoscia. Allora, sto dicendo, la serie con i video per il rapping continueranno. Questo fine settimana mi dedicherò alle maniglie, quindi vi porterò anche un video su come montare le portelliere interne della macchina. E quindi per questo video vi saluto, lasciate un like, commentate se avete bisogno, vi lascio il link del prodotto in descrizione. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi.